Una nuova esilarante puntata di Tulsi che Vales è andata in onda ieri sera, sabato 28 settembre. Uno dei momenti più seguiti dal pubblico è stato quando Maria De Filippi ha mostrato in diretta i messaggi che Sabrina Ferilli le ha inviato per convincerla a invitare Salda Vinci nel programma. Nelle clip appare l'attrice mentre canta Rossetto e Caffè, il nuovo brano dell'artista neomelodico, ma anche i messaggini che la Ferilli ha mandato proprio al cantante per prendere accordi per un suo arrivo in studio. Certo, volevo sapere se era disponibile, magari gli facevamo schifo. La presidente della giuria popolare non ha preso benissimo la violazione della privacy e così è cominciato un botta e risposta serratissimo in studio, poi fermati, perché guarda che stai infrangendo la legge, Maria. Luciana Littizzetto è intervenuta e ha cercato di frenare il nervosismo della De Filippi, ma tanto è già pubblicato. Non era proprio così, e infatti la Ferilli ha dovuto spiegare tutto, non solo al pubblico, ma anche alla stessa De Filippi, pubblicato un puntini sospensivi, l'ho mandato a lei. Sta facendo vedere i miei messaggi privati. Una volta saputo la realtà, la Littizzetto, rivolgendosi alla conduttrice di Amici, si è sfogata, no, ma allora 6 S. E infine, la Ferilli ha aggiunto, guarda che ti denuncio, fai attenzione con questi SMS. In realtà, il siparietto probabilmente era già stato preparato. Nulla di così drammatico come sempre, intanto Tulsi che Vales vola con gli ascolti e sta registrando anche in questa edizione una buona andatura sugli ascolti, anche in base alla concorrenza Ballando con le Stelle. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.